Benvenuti in un luogo dimenticato dal tempo e dall'uomo, un'ombra del passato che si dissolve lentamente. L'ex caserma Montecimone, un colosso di cemento e mattoni che si sviluppa su una superficie di oltre 250.000 metri quadrati, giace abbandonata da decenni. Di questo enorme complesso non rimane che un labirinto di corridoi silenziosi e stanze spoglie e decadenti, le cui pareti raccontano ora una nuova storia scritta dai writers, che hanno trovato in questo luogo la loro tela perfetta. Siamo all'imbrunire, quindi dobbiamo fare in fretta per non essere presi nella notte. Avete le torce? Sì. Guarda che portone. Sì. Che bello, con le borchie. Guarda che bei pavimenti di marmo. Sì, sventrata proprio, eh? Oggi è gigantesco. Wow. È gigantesco, fai le guardie. Porca miseria. Andiamo prima di qua? Sì. C'è qualcuno? Cos'era la mensa qua? Ma dai. Sì. Una sorta di... Vedi che era tipo scaldavivande qua. Ma è vero? Era tipo un saloon. Guarda che grandi salioni. Ed è qua. Sei uscita dal saloon? Vado e vengo. Guarda che finestre. E qua venivano i soldati a mangiare. Era il refettorio. Erano decorati i soffitti, secondo me. Dici? Wow, c'erano ancora le tende. Ci sono ancora. Ci sono ancora le tende. Ho catto gli apparati. Sì. No, ci sono ancora. Sì, sono dei drappi. Sì, ma queste sono tende. È enorme, va. Cavolo, che grande. Buona sopravvivenza, c'è scritto. Dan. Dove facevano i balli qua? Facevano i balli? Fu così che si perdettero, comunque. Ricordiamoci da dove siamo venuti. Ricordiamoci chi siamo. Chi siamo? Questa? È inquietantissima. Molto decay questa porta. Questa è molto decay. Ma questa è la cucina. C'è una struttura così grande, questa completamente è la cucina, abbandonata. Vedi? Ah, una cucina, sì, grande. Guarda che qua dietro ci sono altri po' di edifici, eh? Sì, ma e come paura di che? Che bella sta porta per terra così. Se sono malintenzionati, ci andiamo. C'è qualcosa di strano io qui. C'è qualcosa di strano? C'è una presenza. Oddio. Che c'è? Non delle segrete. No. C'è, dai. Dai, andiamo. Sì. C'è qualcuno? Ci sarà niente, però. No, era una sorta di locale. Però è bello vedere. No, non c'è niente. Quel locale caldaio, non so. C'è la figurina. Sì, oppure dove mettevano i prigionieri, i soldati, quelli che... C'è niente. Solo qualche fantasma. Sono tutte stanzone enormi vuote. Sì. Qua ci hanno i graffittari, da... Ah, sì. Se ne siamo entrati di là. Allora il cancello dove... Ah, c'è la chiesa. Esatto. Io andrei di là. Ma c'è la chiesa, ma c'è anche un'altra struttura. Andiamo a vedere. Wow, che è crollato tutto. Urpo? Che
Figo. Questa era una... attivo, sì, una zona mensa. Dove si sedevano? Cos'era? Il circolo ufficiali? Eh sì, qua mangiavano. Ah, le panche? Le panche erano, sì. Panche, tavoli. Guarda quanti tavoli che c'erano qua. La pizzeria del Pasubio si chiamava. Ah, ma pensa a te. Vedi? Pizzeria del Pasubio. Sì. È una pizzeria. Qua c'erano i tavolini. Il forno della pizza. Vediamo. Sì, l'hanno divelto. È vero. Là che cos'è quella roba là? Quella gabbietta lì? Sì. E là ci stavano... boh? Le reliquie di San Gennaro. Sì. Bagni? Ah, qua c'erano i bagni della pizzeria. Questa è una pizzeria annessa alla caserma? No. Boh? Cioè qua... siamo fuori. Che figo! Attenzione, pericolo di crollo. Okay. Vabbè. Mi riconosci? E adesso? E guarda queste, l'hai visto? Mo? Sembra, eh? Targeste, bronzo, capisco. Se sembra un po' Auschwitz. Tanto sembra. Un po' sì. Sì, sì. Anche l'aria che sta... sì, no, questa roba qua, no, questa vegetazione nella nebbia. Fra un po' saremo accolti dall'oscurità e rimarremo intrappolati come in un incubo da cui non usciremo mai più. Come in un videogioco. Vabbè, ma questa era una chiesa, eh? Madonna, qua casca giù il soffitto, però. Che bello! Oh là là! No, dai! Che meraviglia! E sono tutti rimasti appesi. Finché non cascano. Però che forte, che bella la faccia da così. Bella, sì. Ma sono di gesso, fra l'altro, guarda che sono pesanti. Sì, quindi se cascano in testa ci fanno male. Sai cosa? Camminiamo sotto condotti della reazione. Guarda. Del murales Young. Questo? Anche qua, guarda. Pazzesco. Guarda che roba. Guardaci qua. Ma perché erano tutti piastrellati per terra? Vai, non capisco cosa potrebbero essere questi saloni qua. Oh, guarda qua, la scritta. Fioi, andè a casa, sto gioco non è per, non è per voi, dan 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 dan. Das. Guarda, questo qua è il regno dei murales, oh, guarda. Certo che si sono divertiti a disegnare. Cioè, guarda che bello questo! Ah, questi sono quelli di... no. Sono fatti, fatti così, non sì. Fa più. Sono anche dei batteri, secondo me, no? Reagisce il K2? No! C'è niente di là? Ha fatto una fiammata di là e poi è finito subito. Vabbè, non c'è niente, è tutto distrutto. Tutto distrutto? Tutte macerie. Oh, c'era la fontana anche. Ah. Sì. Qua facevano il presentare armi qua. Ma cos'è sto posto? Oh, guarda, ma tu non c'hai nulla di dispositivo? Non è nulla di elettronico. No. Vista, lui continua. Lei continua a fare, ma io non è... quella là è inquietante, come. Sì, che succede?
Ecco, era grosso che fa adesso. Perché lui sa che stiamo avvicinando alla zona dei fantasmi. Guarda, guarda che roba. Vuoi che entriamo qui? Guarda, è grosso. Sì. È rossissimo, hai visto? Entriamo? Adesso non più. Ah, sono vicino a voi. Fuori? Faceva. Fuori allora fa. Di là più. Di là. Là, allora andiamo dritti di là. Allora andiamo dritti di là. Guarda, guarda che roba. Madonna, quanta roba! Però quanto muschio per il presepe qua? Ma c'è il soffitto, eh? Occhio testa. Crollato tutto. Ma è successo qualcosa qui? Boh, che strano. Guarda! È morta una persona qui? Volete che andiamo via? Sì, subito ha detto sì. Sì, due volte ha detto sì. Dai, sei troppo buio, andiamo, va? Andiamo. Poi inizia a far freschetto, andiamo in macchina, va? Tu, via. C'è anche sta giacchetta leggera, non ti metti il giubbotto. Guarda, la Veronica è venuta con il giubbotto Not Face senza aver paura di rovinarselo. Andiamo via, che buio. Penso ci saranno altri due piani qua. Ah, sì, enorme. Sì, enorme.